contrapposti che caratterizzerà il quadro geopolitico internazionale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del muro di Berlino. L'Italia in questo contesto diventa un terreno di scontro violentissimo, non solo politico ma anche sociale. E in questo contesto l'avanzata delle sinistre, l'avanzata del Partito Comunista dal punto di vista elettorale e sociale, l'allargamento della capacità e della leva di forza dei sindacati vengono considerati un pericolo dal blocco di governo filoatlantico, che guarda a questa espansione come a un possibile scivolamento a sinistra del paese e quindi a una possibile realizzazione dell'ipotesi che veda l'Italia collocarsi su una posizione non più oltranzista e filoatlantica, ma addirittura neutrale rispetto ai due blocchi. Per evitare questo scivolamento, la strategia della tensione, le stragi, guardano ad una misura di mascheramento della matrice. I neofascisti che compiono la strage tentano fin dall'inizio di accreditare, di concerto con gli apparati di forza istituzionale, in particolare con i servizi segreti, di accreditare una pista falsa, la pista anarchica, su cui far ricadere la responsabilità della strage e quindi suscitare nell'opinione pubblica uno sdegno, un moto di ripulsa verso l'autunno caldo, verso i cortei, verso le manifestazioni, verso quei movimenti sociali e politici che si erano manifestati nel corso degli ultimi 2 anni, tra il 68 e il 69. Questa strategia di mascheramento verrà meno a partire dal 1971, quando cominceranno i magistrati ad indagare ed arrestare i neofascisti responsabili delle stragi. Responsabili delle stragi che verranno sanzionati per legge, diciamo così, almeno dal punto di vista storico, se non da quello giuridico e penale, soltanto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Quando le indagini della magistratura, in particolare l'inchiesta Salvini, indicherà nella cellula padovana di Ordine Nuovo, in Franco Freda e Giovanni Ventura, due neofascisti padovani, i responsabili materiali della strage. Da questo punto di vista, Piazza Fontana diventa per alcuni la cosiddetta perdita dell'innocenza, ovvero sia la manifestazione del fatto che degli apparati dello Stato non compiutamente epurati rispetto all'esperienza fascista, non ci si può affidare fino in fondo. Diventa quella del 12 dicembre una giornata di rottura, di frattura tra popolo e istituzioni che con molta fatica, attraverso processi molto lunghi, lenti, dolorosi, lentamente si cercherà di recuperare nel corso degli anni. Quella strategia della tensione, in particolare Piazza Fontana, diventa oltretutto una manifestazione unica in cui davvero la Repubblica Italiana viene messa in pericolo. All'indomani della strage, la sera stessa, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno si riuniscono per decidere se sospendere la legge costituzionale attraverso il testo unico di legge di pubblica sicurezza, cioè il codice fascista ancora in vigore nell'Italia del 1969. E attraverso quel codice di pubblica sicurezza era possibile, in presenza di un atto di guerra, di un fatto che coinvolgesse militarmente e uccidesse cittadini e civili italiani, proclamare lo stato d'emergenza. Stato d'emergenza che metteva in mora la Costituzione repubblicana e avocava intorno alle figure del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Interni e del Presidente della Repubblica tutti i poteri dello Stato. Quella notte non venne firmato lo stato d'emergenza, non venne proclamato lo stato d'emergenza e la Repubblica quindi mantenne il suo ordinamento costituzionale. Da questo punto di vista, la strage di Piazza Fontana rappresenta il punto di maggiore rischio di involuzione autoritaria del nostro paese, anche per la sua natura, diciamo così, come dicevamo prima, di mascheramento della matrice che verrà meno qualche anno dopo, nel 1974, quando a Brescia, in Piazza della Loggia, durante una manifestazione sindacale antifascista, un'altra bomba esploderà facendo decine di morti e feriti e disvelando a chiunque la reale natura, la reale matrice della formula e della misura politico-militare dello stragismo.
Bene, però tu sei anche, oltre che appunto conoscere l'argomento, sei anche uno che ha scritto un libro su questa cosa, ecco. Sì, io ho scritto un libro qualche anno fa, si chiama L'anima nera della Repubblica, la storia del movimento sociale, edito dalla la Terza nel 2013, in cui appunto, ripercorrendo la storia del neofascismo italiano, dall'immediata dopoguerra alla metà degli anni Ottanta, un capitolo piuttosto corposo è appunto dedicato alla strategia della tensione e alla strage di Piazza Fontana. E da questo punto di vista mi sono potuto avvalere anche di lavori che ho fatto di collaborazione col perito Aldo Giannulli, che all'epoca lavorava con il magistrato Guido Salvini e poi col magistrato Piantoni in ordine alle inchieste sulle stragi per Piazza Fontana e per Piazza della Loggia a Brescia nel 1974. E questo materiale è stato possibile raccoglierlo e pubblicarlo, materiale ufficiale, che appunto indica in maniera netta, chiara, la matrice neofascista e le connessioni, le collusioni degli apparati di forza italiani, dei servizi segreti militari e degli apparati dell'ordine pubblico civile con i neofascisti. Le connessioni e appunto le coperture, i depistaggi che hanno fatto di Piazza Fontana un caso infinito, per cui l'impunità per quella strage, che a tutt'oggi non ha mai visto nessuno scontare neanche un giorno di detenzione, a fronte dei morti e dei feriti che si registrano quel giorno, dicevo, quel caso infinito ha terminato per diventare uno dei tanti cosiddetti misteri d'Italia che hanno caratterizzato la storia della nostra Repubblica. Bene, ti ringraziamo per questo grazie contributo. A voi. Naturalmente ci saranno altre occasioni, perché sei impegnato su questo terreno e quindi sarai, come dire, un ospite prezioso per noi per altre situazioni e per altre vicende. Quindi andiamo adesso con un'altra canzone. Epica, etica, etnica, pathos è il disco con cui i CCP scelsero di accomiatarsi dalle scene musicali quasi contemporaneamente alla caduta del muro di Berlino e del blocco sovietico. Dal gruppo dei CCP sarebbero poi nati di lì a poco i CSI, un nuovo gruppo musicale con altri e più ampi orizzonti. Dal capitolo Etica del disco ascoltiamo allora un pezzo molto particolare, intriso di una religiosità profonda, Pax de Jerusalem, i CCP. We'll be right back.
Bene, allora dopo questa nuova canzone sempre dei nostri CCP, ormai siamo ascoltatori affezionati, abbiamo giunto anche direttamente dalla Patagonia il nostro amico Oreste. Ciao. Ciao. Lui ha adesso gli diamo un compito speciale, ci deve illustrare un po'. Devo convincere la questione dei Bitcoin. Okay. Pensavo convincere ad andare in Patagonia. No, lì ci andremo volentieri, senza i tuoi consigli. E niente, quindi dei Bitcoin. E adesso si parla tantissimo dei Bitcoin, c'è cioè la malattia dei la Bitcoin, criptomoneta. Le criptovalute, che poi ovviamente per esempio mi bazzico un po', diciamo, i forex, quindi lo scambio di monete, faccio dei piccoli investimenti sui tassi di cambio tra euro dollaro e euro yen. C'è questa mania ovviamente dei Bitcoin. Che cosa sono i Bitcoin? È una criptovaluta, una moneta virtuale elettronica, quindi non è niente di materiale, che è stata creata, da un certo Satoshi Nakamoto, che ovviamente è un nome inventato, non è il nome reale dell'inventore, infatti è uno pseudonimo. Ma non è un giapponese, quindi... Allora, in realtà tu anticipi una cosa, perché probabilmente considera che oggi il 40% dei flussi di scambio dei Bitcoin in borsa è di cittadini giapponesi dai 34 ai 54 anni. Questo è un rapporto che ha scritto la Deutsche Bank, proprio è uscito 2 giorni fa. E quindi è prettamente giapponese il tipo di utente che fa scambi di Bitcoin. Come mai? Può essere indicativo di qualcosa? Soprattutto chissà, probabilmente perché lì è stato molto sensibile, probabilmente è stato inventato lì, nasce comunque come una moneta che viene utilizzata come transazioni nei giochi online. Io per esempio quando andavo all'università giocavo a questi giochi online e quindi